Buonasera, benvenuti nella libreria Rotondi, negozio storico del Comune di Roma, fondata nel 1941 da Amedeo Rotondi. E la libreria è specializzata in Oriente, filosofie, religioni, spiritualità ed esoterismo. È un ricco catalogo di testi esauriti, rari, pregiati, di tutti i generi. E questa sera siamo qui per l'incontro del professor Cesare Lucarini sulla Porta Magica. È uno degli appuntamenti degli incontri del mercoledì. Cesare Lucarini è un chimico, ha insegnato chimica nella facoltà di farmacia dell'Università La Sapienza di Roma, è autore di saggi scientifici e brevetti e ha pubblicato anche un libro sulla Porta Magica, giunto ora alla seconda edizione, e un libro sulla Meridiana della Basilica di Santa Maria degli Angeli. Quindi, professore. Se volete, la prossima sarà su Andrea. Sì, ci sono solo sabato. Ci sono solo sabato. Ah, sì? No, allora, se continuo il discorso di prima, e quindi riallacciamoci alla Meridiana, ecco, ci sono due monumenti che sono importanti, almeno dal punto di vista scientifico, a Roma, che i romani non conoscono. A volte lo conoscono gli stranieri, ma i romani proprio vengono da Santa Maria degli Angeli, si passa sopra questa linea con tutti i numeretti, e invece sono due monumenti importantissimi, perché sono più o meno quelli, perché la Porta Magica viene datata 1680, la Meridiana di Santa Maria degli Angeli è del 700, primo 700. È importante perché chiudiamo la Meridiana, e se volete, quando volete, se vi interessa, la possiamo sempre fare. E se oggi è il 3 ottobre, lo dobbiamo alla Meridiana di Santa Maria degli Angeli. Non perché il calendario gregoriano ha dato, anche se è stato pensato e realizzato nel 1582, questo lo dico perché serve anche per la porta, poi dopo lo capirete, la conferma se il calendario gregoriano funzionava o meno, è dovuto aspettare il 700, perché nel 700 c'era una correzione che bisognava fare per accettare definitivamente il calendario gregoriano. Infatti, da quell'anno la commissione si è sciolta, e quindi il calendario era ufficiale, per cui in tutto il mondo ha accettato questa cosa. Quindi è importante. È importante. Come è importante la Porta Magica? Perché è importante? Allora, io adesso non so se farvi la storiella, per chi conosce qualche cosa della porta, forse la facciamo proprio due righe, per chi proprio no, è a digiuno. È una porta realizzata dal marchese Palombara Savelli a Piazza Vittorio, dove aveva la sua villa, cioè la sua villa, e poi si è trasformata in Piazza Vittorio, ovviamente. E era una villa piena di epigrafi. Era un letterato, questo è sempre detto, un letterato molto colto, riusciva a rimare in latino, in italiano, costruiva palindromi, insomma, giocava con le parole ed era molto. E quindi è stato sempre presentato questo personaggio come un letterato, un po' un mattacchione, perché se uno legge quello che ha scritto, insomma, non sembrava normale, invece tutt'altro, perché come tutte le cose bisogna prima capire. E ultimamente c'è stata una ricercatrice che ha scoperto che il marchese Palombara ha avuto un incarico a Venezia per dragare i canali, quindi era un ingegnere. Infatti si racconta che nel suo viaggio partì da Roma con quattro muli e strumenti matematici, dicevano, perché evidentemente i modelli che lui doveva far vedere al doge, no, per com'è, li chiamavano strumenti matematici. Quindi allora dobbiamo togliere questa etichetta del marchese come letterato, come è, ma in realtà era uno, diciamo, un uomo di scienza. Non uno scienziato, perché non è stato, però era un uomo di scienza che aveva capito la sua epoca, che è l'epoca del 600, che è il cambiamento, è il cambiamento. Nel 600 nasce la scienza, lo sappiamo tutti, no? Il secolo d'oro per la scienza. Per cui lui è stato un testimone attivo di quell'epoca, e ha voluto, arriviamo subito alle conclusioni, perché così almeno, e ha voluto realizzare questo,
questo monumento proprio per sottolineare il 600 come un'epoca di cambiamento. Noi a volte tutti lo sappiamo, il 600 può essere chi viene definito come secolo di ferro, perché ci sono state le guerre, no, la guerra dei 30 anni, la peste, però è anche un secolo d'oro perché la scienza nasce nel 600. Come nasce è troppo lungo dire, perché nel 600 e non prima, però ormai se, io ho portato una cosa, diciamola su, quella è la mia cartellina, tanto ma questa è solo un abbozzo di... Tanto per farvi capire, un abbozzo perché devo ancora lavorarci, ancora stiamo all'inizio. Se uno va a vedere la cronologia, guardate, prima, qui stiamo nel 500, questo rettangolo è la vita del Marchese, e sopra e sotto tutti gli accadimenti scientifici. Ragazzi, non sono riuscito a mettere, ho messo soltanto quelli matematici, astronomici, non ho messo quelli chimici, non ho messo quelli tecnologici. Allora, infatti, qualcuno ha definito, non è la mia questa frase, che nel 600 sono nati più scienziati che non quanti ne fossero nati prima. Il 600 è stata un'esplosione. Se volete, poi ne parliamo pure di questo. Allora, quindi ritorniamo. C'è una forma di parallelismo fra evoluzione spirituale e scienza. Oddio mio. Allora. Io so di essere la tana del lupo. Purtroppo se mi parla di spiritualità io dico, Galileo pure disse una volta, quando mi fece una domanda rispose, non lo so, l'ha detto Galileo, posso dire pure, non mi parli di spiritualità, perché proprio non è che non, anzi mi fa piacere che ci siano tanti studiosi, però non sono esperto in questo campo. Per cui mi dispiace, no, però non ho capito che voleva dire, che il 600... No, la sua ricerca, ricordo il Marchese, fa anche uno studio di parallelismo dell'evoluzione spirituale fra scienze e religione. No, ok. Faccio soltanto un parallelismo sulla vita del Marchese, chi era, perché non si sa nulla, si sa poco, che a 15 anni è andato dai gesuiti, che si è sposato due volte, ha avuto 14 figli, è stato una volta... ha avuto dei momenti politici, è stato imprigionato, poi si è liberato, poi è stato due volte conservatore a Roma. Conservatore era una carica molto importante, era una sorta di ministro della giustizia, per cui era un uomo equilibrato, insomma, poi il resto si sa poco, ha scritto soltanto un libro, La bugia, e questo sì, quella bugia è il termine che è il doppio senso, che può essere la verità che illumina, come la bugia, oppure la menzogna, per cui in tutte le cose c'è il doppio, bisogna saperle guardare. E quindi questa cosa non è niente. Adesso approfondirò meglio, perché io l'ho fatto così, ho dovuto prendere un altro foglio ancora più grande e ancora non entra, per cui non so come farò, perché però è impressionante, uno non se ne rende conto, no? Noi l'abbiamo studiato tutti, si sa, nel 600, ma prima che c'era? Dopo non ci interessa, perché noi stiamo guardando soltanto il Palombara, quindi fino al 1685 quando è morto, però dalla scoperta dell'America al 1685, certo, prima del 600 non c'era quasi nulla, dal 600 in poi è scoppiato, e poi i motivi ci sono, e poi se volete ne parliamo. Allora, il Marchese ha fatto questa cosa, quindi era piena di epigrafi, tra cui questa della Porta Magica. Su tutti i libri, su internet, purtroppo, c'è da dirlo, si dicono un sacco di sciocchezze, perché dice che questa era la porta, era la sua porta del laboratorio alchemico che lui possedeva e che faceva gli esperimenti insieme a Cristina di Svezia, no? Ecco, questo è vero, perché stanno i documenti che lui era un appassionato d'alchimia, quello sì, però quella porta non poteva essere una porta d'ingresso sul laboratorio, per vari motivi, che non in Italia. Anche perché poi non ci sono né guardi, non c'è niente, perché c'è una... al Museo di Santo Spirito, non so se lo conoscete, quella dell'arte sanitaria, c'è proprio un calco in negativo di come era allora, prima del rifacimento che hanno fatto. Per cui lì non si vede assolutamente cardi, non si vede niente. Io la definisco semplicemente, non semplicemente, sembrerebbe banalizzarlo, però non è così, è una sorta di lapide a forma di porta, con un suo significato ben preciso.
perché il Palombara, e lo leggete se lo trovate in libreria, qui ce ne stanno, La bugia, lui si rivolgeva sempre ai saggi, per cui lui dice: io scrivo, però siete voi che dovete capirmi. Per cui dice: i saggi mi capiscono subito, gli altri, non lo posso dire, tanto stiamo qui, dice, usano la testa soltanto per porgere il cappello. Cioè, per dire che tipo strano che era il... No, il... Vabbè. Per cui, però, ecco, era pieno di epigrafe, adesso di tutte quelle epigrafe è rimasta soltanto la Porta Magica. Nella Porta Magica è Porta Magica, lui non l'ha definita Porta Magica, l'ha definita il Bornia, questo qui, questo signore, è uno storico del... primo. Allora, adesso, diciamo con l'ultimo studio che ho fatto, praticamente non c'è, sembrerebbe non c'è nulla di magico, e invece ribadisco, e il termine esatto è magia, e la porta è magica. Perché? Non perché la magia del coniglio che esce dal magico, perché è il termine antico di magia. I maghi, i re magi, non erano, erano tre maghi, e i maghi o i magi erano coloro che erano detentori della conoscenza, che conoscevano, sapevano di tutto, sapevano come tirare fuori i metalli dalle pietre, come osservare il cielo e calcolare le eclissi e sapere Saturno e Giove quando si allineavano. Questi erano i maghi allora. Poi dopo il termine si è evoluto in un certo modo e così. Per cui la porta magica io la definirei la porta della sapienza, la porta della conoscenza. Perché dico questo? Adesso ci arriviamo e poi vi faccio un piccolo esempio per dire se approvate questo mio studio. Allora, questa porta, per chi non lo sa, eccola qua, questa è l'antica, come si presentava nell'Ottocento, nei primi anni dell'Ottocento, la porta. Allora, è come si presenta oggi, eccetto gli rigori intorno al cerchio, al tondo, non esistono più, è andata perduta quando l'hanno smontata per rifare Piazza Vittorio, e quindi tutte le fronde, i rigori, sono andate perdute, è rimasto oggi soltanto il tondo, però la porta è ancora questa. Come vedete, quindi, c'è un tondo, ci sono dei simboli alchemici, ci sono delle frasi in latino. Delle frasi in latino sono molto sibilline, e per questo ha dato, appunto, si è sempre pensata che questa porta in realtà nascondesse qualche cosa di segreto, di magico, e fino ad oggi, su tutte le anche se andate su internet, troverete queste affermazioni, cioè che la porta c'è il segreto della trasmutazione dei metalli in oro. Perché questo? Perché il cancellieri, che è stato il primo, siamo all'inizio dell'Ottocento, uno storico chiamato Francesco Campiglia, detto l'erudito, e ha raccontato la storiella della porta magica, cioè che un pellegrino si avvicinò vicino alla villa del Palombara, entrò per prendere dell'erba in questa villa, e il servo l'ha preso, l'ha portato davanti al marchese, e dinanzi al marchese il pellegrino ha detto che appunto gli prometteva in qualche modo il segreto della trasmutazione se l'avesse lasciato una sera, una notte nel suo laboratorio. Il marchese ha consentito, questa è la storiella, la famiglia che ha raccontato. Il marchese, il giorno dopo il marchese è andato al laboratorio e il pellegrino non si è trovato, però era scappato, però in compenso ha mantenuto la sua promessa, perché ha lasciato sul suo tavolo, il tavolo del laboratorio, un rivolo di oro, e su un foglio scritte queste frasi e questi simboli. Per cui il marchese Palombaro ci ha provato, pure lui essendo un cultore dell'alchimia, non ci è riuscito, allora ha voluto scrivere questi segni, incidere questi segni su una pietra e lasciarli, diciamo, ai romani.
con la speranza di, io non ci sono riuscito, vedete voi se ci riuscite, perché troverete là il segreto. Ecco, questa è la storiella, e quindi per questo nasce tutto questo mistero. Oggi invece queste incisioni, queste epigrafi sono state svelate, non c'è stato, c'è voluto. Io la cosa che mi chiedo, perché non è che sono uno storico della chimica, nel libro ho descritto come sono arrivato a questa indirettamente, le cose a volte avvengono casualmente, no? E casualmente l'ho tradotte. Adesso voi direte, dice, vabbè, chi sei tu per dire? Io faccio un esempio, così siete voi che giudicate. Tanto per farvene una, e non è che parto da questa perché è quella più bella, perché è quella storicamente che è quella che mi ha fatto capire tutto. Quindi mi ha fatto capire che le frasi del Palombara in realtà non erano insensate, anzi. Per esempio, io sono partito da questa, questo c'è il simbolo del ferro, questo lo conoscete, no? Il simbolo del ferro, e qui c'è scritto chi sa bruciare con l'acqua e lavare col fuoco fa della terra il cielo e del cielo terra preziosa. Chi sa lavare con l'acqua. Allora, gli studenti, perché questa cosa è stata riportata sul libricino che avevo dato agli studenti per una meridiana che avevo fatto all'istituto, e gli studenti mi dicevano, ma che significa bruciare con l'acqua? E io rispondevo, magari lo sapessi, avrei fatto la mia fortuna, no? Chi sa bruciare con l'acqua, quindi produrre energia, e lavare col fuoco addirittura, fa della terra e del cielo terra preziosa. Poi per una serie di circostanze che ho scritto sul libro, invece si è capito. Adesso ve lo dico, così almeno poi vedete la bontà della. Allora, nel 600, era una cosa banale, ecco perché dico il marchese, lui lo dice, ma devi capirle, perché altrimenti c'è il simbolo del ferro. Quindi, come si produceva il ferro nel 600? Il ferro, stiamo parlando del 600, non adesso si può, però principalmente il principio è sempre lo stesso. Il 600 come si produceva? Si produceva banalmente, perché pure questa cosa ve la devo dire, perché quando voi parlate dell'età dell'umanità, no? Si dice l'età della pietra, l'età del bronzo e poi del ferro. Come mai? Il bronzo è più complicato, no? Bisogna mettere il rame, lo stagno, e lo stagno con la cassiterite, e dove sta la cassiterite? Mentre il rame più o meno si trova, a Cipro se ne trovava tanto, ma la cassiterite veniva dalla Cornovaglia. Allora, io mi sono sempre chiesto allora, però lì ho finito, perché non come studente più di tanto non ti chiedi, no? Però io mi ricordo allora, ma perché prima il bronzo e poi il ferro? Perché il ferro ci vuole una tecnologia un po' più forte, nel senso che bisogna raggiungere alte temperature, e nel 1600 queste temperature non si potevano raggiungere. Allora, come si fa a produrre il ferro? Nel 600, quindi, bisognava portare ad alta temperatura il forno, mettere che cosa? Il minerale di ferro insieme al carbone. Questa è la tecnica. Adesso nessuno, non so se siete chimici, ma insomma, questa reazione si chiama reazione d'ossidoriduzione, è una cosa facile per chi è chimico, per cui che cosa succede? Il carbone si trasforma in anidride carbonica, e l'ossido di ferro, perché noi mettiamo un minerale, l'ossido di ferro, mettiamo la limonite, mettiamo al limite il solfuro, la pirite, con il carbone, allora c'è questo scambio, e alla fine il ferro, che è legato come ossido, si trasforma in ferro metallico, e il carbone va a finire come anidride carbonica. Vabbè, insomma, ci vuole alta temperatura, ci vuole il carbone e ci vuole e il minerale, va bene? Queste sono tre componenti, e più ci vuole che cosa? Ci vuole il calore per innalzare la temperatura. Come si innalza la temperatura nei forni? Lo sapete pure a casa, o con mantice, no? Si soffia, oppure nel 600
scusate le spalle, io non sapevo che c'eravate. Nel 600 si usava la tromba idroeolica. Tromba idroeolica, che significa? Significa che da una cascata, quindi dall'acqua, cadendo, genera un flusso d'aria, questo che è quello che si prova quando fate la doccia pure, no? Che la tenda si sposta, oppure sentite il vento quando fate la doccia, perché l'acqua cade e muove l'aria, e per cui, quindi per generare un flusso d'aria bisogna anche o soffiare oppure far cadere, infatti dalla caduta dell'acqua si genera questo flusso d'aria, è chiaro? Quindi il flusso d'aria veniva insufflato direttamente nel forno. E questa è la cosa più... E quindi ecco il significato, chissà, bruciare con l'acqua. Era strano, però è perfetto, è perfetto. Tant'è, per esempio, sull'enciclopedia del Diderot, sta scritto dappertutto questa cosa, e poi nessuno se l'era mai accorto. Se voi andate a prendere l'enciclopedia del Diderot, ferro, e vedete la tromba idroeolica, in cui si vede tutto il congegno dell'acqua che scende, il flusso d'aria che va a insufflare il forno. Insomma, non ci inventiamo niente, c'è tutto chiaro. Poi dopo, che dice il marchese? Che sa bruciare con l'acqua e lavare col fuoco. Allora, pure questo è una cosa strana, se no sembrerebbe un controsenso. Invece è chiarissimo, perché nel momento in cui si ottiene questo ferro, però è un ferro, viste le temperature che non sono alte, visto, è un ferro spugnoso e carbonioso, una sorta di ghisa. Quindi lo potete immaginare, questa massa di ferro, spugnosa di ferro, però con tanti pezzettini di carbone, che non si è ossidato. Chiaro? Allora, come si fa a eliminare il carbone da una massa spugnosa di carbone? Bruciarlo. Si brucia. E infatti, non ho inventato niente, perché bastava girare pagina e vedere, e si vede che il forno a basso fuoco, in cui si vede questa massa spugnosa, è un dardo di fuoco che brucia il carbone sulla massa. È difficile? No. La seconda parte, che sa bruciare la massa, fa della terra e il cielo terra preziosa. Pure questa è meravigliosa, è un grande il marchese. Perché? Come si chiama la tecnologia, la tecnologia per produrre il ferro? Adesso lo sappiamo, siderurgia, no? Di Napoli, il polo siderurgico. Siderurgia, perché siderurgia? Da che viene questo termine? Da siderio, stella. Ma perché allora si deve chiamare siderurgia il ferro? Perché il ferro, non lo sapevano produrre, per esempio, gli egiziani, però gli egiziani chiamavano il ferro terra del cielo, perché le meteoriti provenienti dal cielo era ferro. Loro non sapevano perché ancora produrlo il ferro, però lo chiamavano Benampen, mi pare termine preciso loro, che significa terra del cielo. Infatti ultimamente sono stato in un convegno di astroarcheologia, c'è stato un professore che ha fatto le analisi della spada di Tutankhamen, quello che è tutto d'oro, ma la spada come ce l'ha? Di ferro. Perché? Era un poveraccio? No, assolutamente. Perché allora il ferro aveva un valore superiore all'oro. Ai faraoni regalavano, per omaggiarlo, lingotti di stagno e ferro. Perché erano le cose più difficili da procurarsi. Perché lo stagno, come ho detto, devono andare in Cornovaglia, poi riconosce, perché io quante volte mi diverto con i geologi, ma mi sai riconoscere la cassiterite, che è l'ossido, e quando la riconosco? Invece allora, nel passato, ecco perché bisogna riguardare quel passato con altri occhi, perché avevano, ecco perché questo tipo di librerie sono importanti, perché vanno anche molto nel passato. Oggi invece la cultura, quella universitaria, parte dal 1900 e va avanti e non si va mai indietro. Anch'io non sapevo queste cose, ragazzi. Ragazzi, dico sempre, funziona. Non le sapevo queste cose, perché anch'io come studente noi la chimica si studia dal 1900, storia della chimica non si fa,
Per cui quello che c'era prima non si sa, e neanche ci stanno scritti sui libri. Se voi andate a prendere un libro di chimica, questa cosa che vi ho detto non c'è. Ma non perché non ci si può mettere tutto, si può mettere tutto, d'altronde ragazzi bisogna insegnare, no? Se uno invece si specializza in una determinata, no, settore della chimica, allora vabbè. Però nella chimica, nel corso normalmente questo non si fa, per cui neanche io lo sapevo, è stato una serie, un accadimento casuale che mi ha fatto aprire i testi del passato e ho scoperto questo. Allora adesso non vi voglio, perché voglio dire un altro concetto importante, per cui tutti questi simboli che voi vedete qua, tutti questi simboli che vedete qua sono della stessa coerenza di quello che vi ho detto. Una cosa meravigliosa. Vabbè, adesso è inutile, perdiamo tempo, perché voglio sottolinearvi soltanto un aspetto che ho risolto nella seconda edizione della. Allora, quindi è assodato questa cosa, e vi garantisco, nel senso che se voi provate a leggere il libro, io l'ho sottoposto ai colleghi, anche ai nemici, perché sono quelli che danno maggior, come vuole, ecco, e no, non fa la piega, come si dice, per cui è tutto coerente e meraviglioso. Allora adesso la domanda, ci siamo già visti, la domanda è un'altra, perché rispetto all'aneddoto che vi dicevo della trasmutazione, era molto più bello prima, no? Parliamoci chiaro. Era molto più bello, era affascinante il mistero della trasmutazione, quello che rappresenta la trasmutazione per gli alchimisti, che non era una semplice operazione chimica, ma era l'uomo che doveva perfezionarsi, no? Cioè ottenere l'oro significa che l'uomo deve perfezionarsi fino a raggiungere la bellezza, la purezza dell'oro e così via. Per cui è bella questa. Però adesso che sono capiti i simboli, uno potrebbe dire abbiamo perso la. E invece esattamente il contrario. Adesso, no, esattamente, non è il contrario. È un'altra cosa, secondo me, ancora più bella. Perché ancora più bella? Perché noi, ripeto, stiamo nel 600. Nel 600 è il secolo della rivoluzione. Come mia. Noi due volte non ci rendiamo conto, perché diciamo sempre, diceva bene, da un sistema tolemaico che mettevano la Terra al centro si è passato a un sistema, no, in cui il Sole è al centro, non è la Terra. Ragazzi, non è così semplice. Noi lo diciamo adesso, ma nel 600 fare un'affermazione di questo genere era sconvolgente. Allora noi, a volte lo dico ai ragazzi, lui rimangono tutti come a bocca aperta, ma la rivoluzione la rotazione della Terra su se stessa, noi andiamo ad una velocità di 100.000 km all'ora, 100.000 km all'ora, non mi ricordo mai questo numero, 100.000 km all'ora, 107, poi questo poi dipende secondo dalla rotazione, ma la rivoluzione intorno al Sole, stiamo a 1000 come velocità, come 1000 chilometri. Quindi è una cosa impressionante, non ce ne rendiamo conto che stiamo viaggiando a una velocità 100.000, ragazzi, scusate, 100.000 chilometri intorno al Sole. Se volete vi dico il numero preciso. Per cui, tanto per curiosità, ma secondo voi, se la Terra si fermasse per un secondo solo, che succede? Niente, che vuoi che sia, un secondo. Beh, la Terra si distrugge. Allora, per darvi idea di che velocità, con quale velocità stiamo andando, perché se si ferma, l'energia cinetica, la forza inerziale, praticamente fa distruggere tutto ciò che l'uomo ha fatto. Un solo secondo, per darvi l'idea di quanto è potente questa velocità. E siccome gli astronomi, i maghi di allora, come diciamo, sapevano perfettamente l'importanza di questo, era difficile accettare questa rivoluzione copernicana, no? Era difficilissimo, non si accettava.
Copernico, lui l'ha detta, a parte l'ha pubblicata prima di morire, però veniva presa soltanto come modello matematico perché si spiegava meglio certe cose. Poi è arrivato Galileo che ha fatto una cosa incredibile e appunto ha osservato un fenomeno che con il sistema tolemaico non si poteva verificare, le fasi di Venere. Nel momento che lui ha dimostrato tra virgolette, dopo diciamo perché, ha dimostrato che le fasi di Venere davano conferma del sistema copernicano, no? Allora è incominciato i grossi dubbi da parte di chi? Dalla parte dell'autoritas, della Chiesa. Ma adesso non perché la Chiesa era Chiesa papalina, la Chiesa bigotta, perché la Chiesa era depositaria della scienza. I gesuiti erano il cuore. Tutta la scienza europea era il fulcro della scienza europea. Non stava a Londra, non stava a Parigi, stava a Roma. Roma deteneva tutto quanto. Però, dice, come si fa? Perché non l'hanno accettata subito questa rivoluzione? Perché Galileo è stato condannato? Perché c'è stato molte di questi sono stati condannati insieme ad altri, insomma, insieme a Galileo? Perché? Perché non si poteva, perché i dati ancora certi non ce n'erano. I dati certi di quello che diceva Galileo c'era, perché Galileo, io a volte faccio una battutina, se oggi Galileo facesse domanda per un concorso a cattedra, viene bocciato. Perché viene bocciato? Non perché era... Perché gli suoi esperimenti erano, sempre tra virgolette, perché dobbiamo capire il periodo, erano ridicoli. Sapete come misurava il tempo Galileo? Con i battiti del polso. Allora, se uno mi presenta, ho fatto un esperimento con i battiti del polso, te lo bocci subito perché non c'ha senso, no? Oppure, adesso vi dico questa cosa che nessuno sa, per esempio, il dialogo dei massimi sistemi. Lo sapete Galileo come voleva chiamare questo libro? È stato il Papa che gliel'ha imposto, per fortuna, perché altrimenti Galileo passava veramente per uno sciocco. Era il dialogo del flusso e riflusso del mare. E che c'entra? Perché Galileo, molto da un po' da parlare, voleva in qualche modo dire che se io do questo titolo e viene accettato, automaticamente viene accettato il sistema copernicano, perché lui dimostrava che l'effetto delle maree era dovuto al movimento della Terra. Deriva il movimento della Terra le maree? No, deriva da che cosa? Dalla trazione del Sole e della Luna soprattutto sulla Terra. Per cui ha sbagliato completamente su questo, come ha sbagliato Galileo, ecco perché la Chiesa inizialmente non voleva accettare le tesi di Galileo e perché Galileo poi insisteva, per cui ha dovuto cercare un compromesso con Galileo. Però Galileo, per esempio, era ossessionato dalla circolarità. Era ossessionato dalla circolarità. Keplero già aveva pubblicato, Keplero, e stavano in contatto, aveva pubblicato le sue tre leggi, quelle delle orbite ellittiche, no? E che il sole occupa uno dei fuochi di queste orbite. Galileo sapeva perfettamente quello che aveva dimostrato Keplero, ma lui non l'ha accettato. Perché non l'ha accettato? Non l'ha accettato, anzi lo ha ignorato, questa è stata una cosa un po'... Lo ha ignorato perché? Perché lui come credente, lui credeva nella circolarità, credeva, vedono, benissimo, allora lui credeva nella circolarità perché lui diceva che il creatore non poteva fare dei cerchi spuri, dei cerchi, il creatore se fa cerchi, il cerchio è la figura perfetta, no? Per cui lui in qualche modo, infatti sul libro l'ho scritto, che la Chiesa si è comportata con Galileo come lui in parte si è comportato con Keplero, cioè per un atto di fede
Allora, adesso questo non dico che dobbiamo accusare Galileo. Galileo è stato un grande, anzi ha aperto la scienza grazie a lui. Però certo ha avuto un comportamento nei confronti della Chiesa troppo non doveva farlo come l'ha fatto, perché poi ha criticato il Papa. Insomma, se leggete tutta la storia, la dimostrazione che la Terra gira intorno al Sole, quando è avvenuta? Mica è avvenuta nel 600, no, mi è venuta il 700, no, è venuta il 1851 con Foucault, col pendolo di Foucault. Prima di allora, neanche con Newton che aveva chiarito tutto, però la prova ci voleva, non c'era, era teoria, per cui ancora c'erano dei dubbi, come per la meridiana dicevamo, no, che c'erano dei dubbi sul calendario. Anche su questo la Chiesa non poteva, cioè, perché era lei che doveva dire, dare l'ok a una teoria. Adesso però noi ci comportiamo allo stesso modo. Quando, per esempio, oggi dicevo proprio a un collega di Carlotta, quando si danno i premi Nobel, ma se uno fa una scoperta importante, il premio Nobel non glielo danno l'anno successivo o dopo 2 anni, lo danno sempre dopo 10 anni. Ma perché? Perché giustamente c'è bisogno della verifica. La scienza non può, oppure esce fuori il metodo di Bella, che ne so, il cancro sta... La scienza deve provare, altrimenti, anche se apparentemente sembrerebbe tutto funzionare, però ci vuole del tempo per approvare... Per capire bene una teoria. Così la Chiesa, ecco per cui io che sono nato ghibellino sto morendo guelfo. È così, mi sento che in fondo non ha sbagliato, per carità, perché poi Galileo, poi c'è tutta una storia, adesso non la voglio far troppo lunga altrimenti non finiamo più. E vi dico solo questo, Galileo riusciva a vedere anche quelle fasi di Venere che sono state fondamentali per... Ma le vedeva solo lui, gli altri non riuscivano a vederle. Ma perché? Non perché erano ciecati, come dicono a Roma, perché era difficile vedere, c'erano le aberrazioni, il canocchiale di Galileo, che io l'altro giorno a mia figlia, a mia nipotina, gli ho regalato un binocolo da 10 ingrandimenti, e gli ho detto: Galileo ha iniziato con 4, voglio vedere quello che fai te con 10. Cioè, per dire, lui riusciva a vedere cose che... C'era un famoso collega di Galileo che si chiamava Cesare Cremonini, come il cantante, Cesare Cremonini, era un collega, veniva pagato pure di più di Galileo, che ogni volta Galileo gli faceva vedere le fasi o al binocolo, lui dice: io nel guardare dentro sto tubo mi si imbastardisce la testa. Ed era vero, poverino, cioè aveva ragione, nel senso, era difficile. Quando una cosa tu ci credi, tu la vedi, ma succede tutte le cose, insomma, ci stanno tanti, tanti accadimenti tutti i giorni. Quando noi vogliamo vedere una cosa, la vede, quando non la vogliamo vedere non si vede. Ecco, e questo è il concetto. Evidentemente non si voleva, perché era troppo la rivoluzione, per cui il 600, ritorniamo adesso alla porta, ha rappresentato proprio questo. Ha rappresentato uno scombussolamento, un imbastardimento della testa, come diceva il Cremonini. E era difficile da accettare. Il Palombara invece l'aveva capito. L'aveva capito perché l'aveva capito? Non perché per mettere questi simboletti. Lui ha messo questi simboli per dire che adesso l'alchimia, perché lui è un alchimista, dice: adesso non dobbiamo più giocare, specialmente su questa. Su questa dice... Vabbè, dice che appunto non bisogna confondere i simboli, nella fine del 600 praticamente ogni alchimista aveva la sua nomenclatura. Se voi andate a vedere i testi alchemici, un chimico non ci capisce niente. Beh, perché non ci capisce? Perché uno potrebbe dire: sai, se quel simbolo fatto così rappresenta il carbonato di bario oppure rappresenta il solfato di rame, vabbè, c'è il simboletto. Oggi il simbolo noi lo facciamo in un modo diverso, si potrebbe interpretare. Invece il solfato di rame un alchimista lo faceva con un cerchio con un diametro, è proprio quello, un altro lo faceva con un cerchietto con un tau, un altro lo faceva con una X, per cui non ci si capiva niente. Lui dice: bisogna mettere ordine, tant'è che Boyle pochi anni dopo
disse proprio quello che ha detto il Palombar, anticipando pure Boyle. Per cui non era un mattacchione questo Marchese, era veramente uno scienziato che aveva capito il suo tempo. Ma soprattutto, adesso e qui finisco, perché l'ha fatto in questo modo a forma di porta. Questa è la bellezza che supera pure l'aneddoto, quello esoterico. Perché, poi non a caso, e qui è la chiave, c'è scritto si sedes non is, si sedes non is, chi si siede non va avanti. E questo non sta messa così, ma sta sulla soglia, sta nel momento in cui entra nella porta, si entra nella porta. Quindi significa che l'uomo deve oltrepassare le nuove conoscenze, bisogna affrontarle, bisogna andare avanti. Questo è l'essenza di questa porta. Quindi quando si presentano all'orizzonte nuovi saperi, bisogna andare avanti, non si può fermare. Tant'è che c'è stata una delle epigrafi che purtroppo è andata perduta, che è quasi la più bella, sono 24, un'epigrafe così lunga, sono 24 righe, e lui descrive la sua villa come un Eden. Ci stanno gli uccellini, il cane che gioca con il coniglio, tutto un mondo, il miele che fa, un paesaggio proprio paradisiaco. Dice tutta questa cosa e finisce poi l'ultima riga, quindi finisce poi un buon augurio e sempre sia così, no, quindi augura questo paradiso a tutti, punto. Dopo dice, già ora le pietre, quindi fa riferimento anche a questo, le pietre, sorte dal padre putrido, perché le pietre provengono appunto dalla terra, putrido nel senso come fango, così le iscrizioni qui appena nate su questa porta generata dal fango, il tempo irride, e in breve corroderà. Cioè tutto quello che noi sappiamo è perfetto, tutto funziona, ma subito dopo, quando noi oltrepassiamo una conoscenza, tutto quello che ci troviamo ci fa ridere, corrode, finisce come, e qui adesso finisco veramente, se pensate voi, se andate a scuola, avete studiato anch'io, la fisica di Newton, abbiamo fatto le leggi di Newton, delle leggi universali, della gravitazione universale, quindi con queste leggi di Newton siamo andati sulla Luna, e succede. Oggi insomma, nei primi del Novecento con Einstein, la gravità non esiste, ragazzi, non esiste la gravità. Allora qual è l'effetto della gravità? È la deformazione di una massa che fa sul piano tempo-spazio. Allora io quando sento così mi sento Cremonini, mi si imbastardisce la testa perché non riesco. Abbiamo avuto, io come voi, un percorso scientifico che sentire un piano già il piano spazio-tempo è difficile da interpretarlo, ma che si deforma nel momento in cui una massa, allora però l'accettiamo, non è che non bisogna accettare perché sono state dimostrate queste teorie, specialmente la teoria della relatività, no? È stata dimostrata. E quindi le cose bisogna andare avanti, cioè l'uomo va avanti, ma perché non ci siamo accontentati delle leggi di Newton? Ci potevamo fermare così, perché nel 600 non si potevano fermare col sistema tolemaico? Il sistema tolemaico funzionava perfettamente. Tolomeo, quando diceva che il giorno domani ci sarà l'eclisse c'era, pur lavorando su un sistema completamente sbagliato, cioè non era vero, però ci azzeccava, però diceva il giusto, perché effettivamente i fenomeni astronomici e cosmologici avvenivano secondo quello che diceva Tolomeo. Ecco perché poi la Chiesa per lungo tempo, ma perché doveva abbandonare un sistema quando funzionava tutto?
perché lo doveva abbandonare? E quindi ecco perché la resistenza che c'è stata. Come? Adesso non c'è più questa resistenza da parte del... No, perché anche noi potremmo... Noi siamo newtoniani e no, prendersi a un galeo. No, non accettiamo, perché evidentemente non siamo in grado di capire bene la teoria della relatività, però sappiamo che c'è gente che va avanti. Infatti si è andata avanti, poi con la meccanica quantistica, se oggi il telefonino squilla non dobbiamo certo a Newton, ma dobbiamo alla meccanica quantistica. Per cui il progresso va avanti. E va avanti sempre oltrepassando le porte. Questo è il grande significato che il Marchese Palambar ci ha dato. E voi che state a Piazza Vittoria avete questo monumento che dovete apprezzare e dovete... Prego, ho finito.